Vogliamo iniziare? Come vuoi, Robby, io sono qua. Iniziamo. Allora, benvenuti in questa nuova diretta di Minerva. Oggi siamo con Greta che ci parlerà un po' della lotta contro i tumori, del suo lavoro e come, delle nuove strategie proprio per combattere i tumori. Ci vuoi raccontare un po' come si diventa chimico farmaceutico e cosa fa un chimico farmaceutico? Questa credo che sia una domanda che tutti si possono porre perché, insomma, non è una... è una domanda estremamente legittima. Allora, come formazione, diciamo, io ho fatto una magistrale, ciclo unico, 5 anni di chimica e tecnologia farmaceutica. Sono sempre rimasta all'Università di Bologna, la mia alma mater, e dopo 5 anni di università ho intrapreso un percorso di ricerca. Quindi prima come borsista esistono queste figure nei laboratori di ricerca dove appunto le persone diciamo stanno a fare un pezzettino della loro ricerca come borsisti e poi ho iniziato il dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche che è durato circa 3 anni con un periodo anche all'estero in Germania perché una cosa molto bella e ci tengo a sottolinearla dell'università italiana è che noi abbiamo come dottorandi la possibilità di andare all'estero per qualche mese, che è sempre un'esperienza che arricchisce professionalmente e personalmente. E poi, dopo il dottorato, ho fatto un periodo da postdoc negli Stati Uniti di 2 anni. E il postdoc, diciamo, è un po' quella parte della carriera di un accademico in cui si consolida la propria indipendenza come ricercatore. Perché fin tanto che si è dottorandi, in realtà ci si chiamano PhD student, quindi si impara. Invece il postdoc è quella figura in cui, diciamo, la persona è già più matura ed è più consapevole della sua linea di ricerca. Quindi, dopo il periodo da postdoc negli Stati Uniti, sono tornata in Italia e adesso faccio il postdoc qui a Bologna, all'università. E, diciamo, dire di essere chimici farmaceutici è un po' tanto, però, in generale, che cosa fa un chimico farmaceutico? Sta esattamente all'interfaccia tra la chimica e la biologia. Io in particolare mi occupo di sintesi di molecole, di piccole molecole, quindi sono più nella chimica organica, però è una chimica organica prestata alla biologia, nel senso che se noi non produciamo molecole o entità chimiche che hanno un'attività biologica e potenzialmente curativa, farmacologica, quindi che ha un effetto di cura contro una malattia, di fatto noi non siamo più interessati, quindi dobbiamo andare nella direzione di sintetizzare qualcosa che sia efficace. E quindi, diciamo, a noi è richiesto sia sintetizzare molecole, stare nel laboratorio chimico, che anche andare a leggere i risultati di saggi biologici in cellula, negli animali, eccetera. Quindi è una competenza veramente molto grande. Ed è qualcosa che prende anni di studio, non si smette mai di studiare, ma questa è un po' tutta la ricerca. E, diciamo, nel contesto specifico di un chimico farmaceutico, il chimico farmaceutico ha in mente dei bersagli molecolari, cioè diciamo, dei punti deboli che noi ritroviamo nelle patologie. Io poi in particolare mi sono sempre occupata di cancro. E quindi andare a ricercare, noi andiamo a cercare dei punti deboli, in questo caso della cellula tumorale. E questo lo fa il biologo, mentre il chimico farmaceutico costruisce sulla base del bersaglio, di che cos'è il bersaglio, di come è fatto, delle armi fondamentalmente che vanno esattamente a puntare questo bersaglio, cioè questo punto debole della patologia. Per questo dico che il chimico farmaceutico deve fare entrambe le cose, deve sapere sia cos'è il bersaglio e sia come si costruiscono queste, diciamo, piccole armi che vanno proprio a colpire la malattia e quindi in questo modo tipicamente a curarlo. Ok, quindi sia conoscere la biologia, ma anche la chimica farmaceutica in questo caso. E cos'è nello specifico un bersaglio molecolare? Allora, come dicevo, è un punto debole, di una patologia. Può essere, per esempio, qualcosa che noi ritroviamo di anomalo in cellule che sono malate rispetto a cellule sane, e più nello specifico, diciamo a livello più tecnico, sono macromolecole biologiche. Il 90% potremmo dire proteine, e quindi proteine che si trovano all'interno delle cellule, che fanno tante cose, che diciamo portano le cellule a sopravvivere, fanno il lavoro.
ma possono essere acidi nucleici, per esempio DNA e tanto anche RNA, che in realtà è ciò di cui mi occupo in questo momento, ma anche lipidi, lipidi di membrana, possono essere degli zuccheri. Gli zuccheri poi vanno tantissimo per il discorso dello sviluppo di antibiotici, per esempio. Quindi in realtà nel fattispecie, cioè nel tecnicismo, sono delle macromolecole biologiche. E quindi diciamo, le identifichiamo, a volte nelle patologie ci sono macromolecole biologiche che non dovrebbero essere lì, oppure sono alterate, sono differenti. Quindi noi dobbiamo saperle riconoscere, sapere che sono lì, sapere che tipo di struttura hanno e a quel punto andare a costruire l'arma giusta per andarla a colpire. E quindi colpire la patologia. Ok, c'è una domanda di Silvia che ci chiede se c'è molto lavoro di squadra con i biologi. Oh sì, vabbè, sempre. Diciamo, un chimico farmaceutico difficilmente fa il suo lavoro da solo. Cioè, io posso stare in laboratorio a sintetizzare molecole tutti gli anni che mi pare, ma se non c'è nessun biologo che le testa. Ma poi non c'è solamente il biologo che testa, c'è anche il chimico computazionale, per esempio, che è un'altra figura molto bella e interessante, che ci aiuta nella progettazione di queste molecole. Quindi in realtà dire che è di squadra è dir poco, assolutamente. I lavori di farmaceutica sono lavori in cui gioca tantissimo la squadra, ma gioca anche tanto lo studio incrociato. Quindi riuscire, per esempio, è molto bello quando ci si trova con expertise diverse, quindi con esperienze differenti, a farsi delle domande, no? Perché magari nascono delle curiosità, quindi il chimico chiede al biologo, il biologo chiede al chimico, eccetera. Quindi c'è tanto scambio, assolutamente. Lavoro di squadra, assoluto. Possiamo anche dire che la ricerca e la scienza è un lavoro di squadra. Sì, assolutamente. Nessuno sopravvive stando per se stesso, no? E poi c'è tanto networking, quindi anche quando si va a conferenze, eccetera, è sempre bello vedere come le persone hanno, altre persone come te, hanno affrontato i loro problemi, quindi no, la squadra prima di tutto, sì, quello sì. Quindi tu ti occupi sia della ricerca di bersagli molecolari, quindi perché sono importanti nella ricerca, in questo caso sul cancro? Allora, sono importanti perché intanto il cancro, nello specifico, è una patologia multifattoriale, quindi vuol dire che è causata da diversissimi fattori tra di loro, che sono di tipo genetico, ambientale. Non è una patologia che viene scatenata da un'unica causa, probabilmente nessuna, però insomma, anche nella neurodegenerazione, Alzheimer, eccetera, Parkinson, sono tutte malattie in cui diversi fattori concorrono e ci sono diversi bersagli che noi possiamo utilizzare. E quindi sapere, arrivare a capire quale sia effettivamente il tipo di bersaglio o i bersagli da colpire per essere il più efficace possibile è importante. E quello lo si fa solo, diciamo, andando a studiare diversi bersagli e vedendo nell'effettivo che cosa succede. Perché, alla fine nel cancro, per esempio, che è una patologia così complessa, è molto difficile parlare, per esempio, di monoterapia, quindi andare a colpire solamente un target, molto difficile, perché molto spesso il cancro, cioè, no, molto spesso il cancro è una patologia che poi sviluppa resistenza, per esempio, classicissima resistenza da farmaci. Questo perché se gli si dà una cura sola, lui impara a, diciamo, ad evadere la cura. Sviluppa altri meccanismi che lo mantengono in vita. Quindi molto spesso si va nella direzione di una politerapia, ma le politerapie sono molto complesse per il paziente. Sappiamo tutti che la chemioterapia non è un percorso semplice per il paziente, è qualcosa che dà molti effetti collaterali. Quindi la direzione in cui dobbiamo andare se vogliamo sviluppare farmaci, soprattutto appunto per il tumore, è quella di andare ad essere più selettivi. E quando si intende selettivi, si intende andare a colpire delle macromolecole biologiche che sono tipiche del tumore o più possibile presenti nel tumore e non nella cellula sana, ed essere più efficace possibile in tempi stretti, per non avere il paziente sotto terapia per mesi e quindi evitargli tutto quello che ci va dietro in termini di cura e di effetti collaterali. Quindi sì. Bisogna trovare, diciamo, bersagli sempre più che ci permettano di avere una terapia sempre più selettiva. Quello sì. Ok, e come si cercano questi bersagli? Beh, Come un immagino? farmaceutico cerca nella letteratura e cerca
letteratura biologica fondamentalmente, quindi da qui la bontà dei dati, l'essere sempre in connessione con i biologi, sapere per esempio che un target, quindi che un bersaglio molecolare è più presente in un certo tipo di tumore. Non tutti i tumori sono uguali, sono tutti estremamente differenti. Quindi sì, bisogna provare, ma bisogna avere una grande solidità nella letteratura nel dire che quel bersaglio molecolare sta effettivamente alla base, diciamo, di un meccanismo di sopravvivenza del tumore e non sta, per esempio, facendo qualcosa che invece serve a tutte le cellule, che quella tipicamente, insomma, è una caratteristica tipica di molti chemioterapici. Molti chemioterapici, diciamo, puntano a colpire cellule che iperproliferano. Quindi che sono in grande proliferazione incontrollata. Alfine una cellula tumorale può essere una cellula che perde, diciamo, l'inibizione. Quando una cellula è troppo, diciamo così, porta tanti errori genetici e quindi sarebbe tumorale, in teoria dovrebbe morire. Il fatto che non muoia la rende appunto una cellula di cancro e quindi che non ha più controllo sulla sua proliferazione. Perciò molte chemioterapie in realtà vanno in modo abbastanza specifico a colpire cellule che sono in iperproliferazione, ma questo insieme anche a tante altre cellule che iperproliferano nel nostro corpo. E questo, diciamo, ha un effetto specifico che ci porta a una serie di effetti collaterali che conosciamo bene delle chemioterapie. Quindi, diciamo, andare a colpire una cellula tumorale in modo selettivo vuol dire andare a evidenziare dei bersagli molecolari che sono sempre più tipici di una cellula tumorale e non di cellule sane. E in questo senso, diciamo, esistono delle strategie al momento che si possono un po' più utilizzare o che si possono proprio sfruttare per avere delle combinazioni di farmaci, possiamo dire, un po' più intelligenti, quindi non semplicemente aggiungere farmaci insieme per vedere di colpire questa cellula tumorale, ma essendo più efficaci. E questa è una delle strategie a cui ho lavorato anche per tutto il dottorato, eccetera. Il gruppo in cui ho fatto il dottorato ha lavorato per anni su questo, è la letalità sintetica, che è proprio, diciamo, un tipo, noi lo definiamo un paradigma, perché viene dalla biologia, poi di fatto, quindi ha una solida base biologica, quella è la parte più importante nel MedChem, nella chimica farmaceutica. E secondo questo paradigma, diciamo, noi siamo in grado di dire che colpendo contemporaneamente due bersagli molecolari specifici, la cellula di tumore fondamentalmente muore. E muore perché? Perché colpendoli contemporaneamente non ha più la capacità di sopravvivere perché vengono proprio spenti i due meccanismi di sopravvivenza contemporaneamente. Quindi questo ci porta a un livello di selettività maggiore e ci porta anche ad avere delle combinazioni di farmaci che non sono semplici, ma sono sinergiche, si dice, quindi la somma dei due farmaci in realtà ci porta ad un effetto maggiore della sua somma, quindi un effetto sinergico. E questa è la direzione in cui il mio gruppo va da molti anni, insomma, è questo che ci spinge principalmente. Quindi viene attaccata da più punti, due punti diversi. Sì, esatto. Ok, e quindi questa letalità sintetica, cioè come ci aiuta a combattere il cancro? Come ci può aiutare? Ci aiuta perché la letalità sintetica punta a sfruttare debolezze che sono sempre tipiche del tumore. Per esempio, un tumore è una cellula che per sopravvivere punta tantissimo sulla sua capacità di riparare il DNA. Diciamo, quando una cellula iperplorifera, quindi si divide tante volte, anche il suo genoma, anche il suo DNA si deve dividere. E in questo processo di divisione è molto facile che ci siano diversi errori e questi errori porterebbero la cellula a morire. Perché questo non accada, la cellula sviluppa, diciamo, una dipendenza, tra virgolette, da sistemi che lo riparano, questo DNA che riparano. Quindi in realtà questa è una debolezza che noi possiamo sfruttare come letalità sintetica proprio per, diciamo, colpire solo il tumore. Quindi cosa possiamo fare? Nella letalità sintetica noi possiamo, per esempio, colpire due bersagli molecolari, cioè due proteine in questo caso, che sono tutte e due coinvolte nel processo di riparazione del DNA. Se noi ne colpissimo solo una,
il tumore userebbe l'altra via, colpendole tutte e due, di fatto il tumore non è più in grado di riparare. E questo lo porta in quella che si chiama apoptosi, quindi la morte cellulare programmata. E questo, questo è un qualcosa utilizzatissimo in, come si dice, in oncologia. E non so se penso che molti saranno familiari con la famosa mutazione del gene BRCA2, per esempio, che è del tumore al seno, e famosa Angelina Jolie. Ma insomma, quando il tumore viene riconosciuto con una mutazione su BRCA2, questo gene, che è un gene che codifica per una proteina che media la riparazione del DNA, quello che succede è che gli si dà, diciamo, farmaco di elezione, un inibitore della proteina PARP, un altro bersaglio molecolare che è sempre implicato nella riparazione del DNA. In quel caso, noi abbiamo una mutazione del gene che non fa riparare correttamente il DNA da parte della cellula. Al tempo stesso abbiamo un farmaco che spegne un'altra via di riparazione del DNA, mutazione più farmaco dà morte cellulare. Qual è il problema di questo tipo di paradigma, di questo tipo di utilizzo del farmaco? È che si tratta sempre di una monoterapia. E le cause, e diciamo, la resistenza, i casi di resistenza sono tantissimi. Quindi il tumore è in grado di riaccendere il gene BRCA2, di fare altre cose, per cui riesce a fuggire dall'effetto del nostro farmaco e quindi riesce a sopravvivere nell'arco di poco. Allora, quello che si sta pensando, che stiamo cercando di fare, è quello di andare a utilizzare questo esempio, che è assolutamente di successo in clinica oncologica, in realtà i PARP inibitori si usano tantissimo, questi farmaci, è di andare a utilizzare questa coppia, si chiama coppia di bersagli letali, come bersagli per due farmaci differenti. Quindi usare un PARP, un farmaco su PARP e un farmaco su BRCA2, diciamo in modo un po' più complesso di così, per avere una combinazione di farmaci. A quel punto noi non dovremmo avere la mutazione per poter utilizzare il farmaco sul tumore, avremo proprio una combinazione letale, sintetica si chiama, di farmaci che dovrebbero andare a stroncare il tumore senza potergli assolutamente dare modo di sviluppare una resistenza, perché la tempistica è veramente molto importante. Dare a un tumore mesi per, diciamo, sviluppare un meccanismo di resistenza poi è letale per il paziente. Questo è qualcosa su cui stiamo lavorando da molti anni e in realtà poi l'idea è quella di andare a espandersi ad altre coppie letali sintetiche, nel senso che le cellule tumorali in realtà non hanno solamente questa coppia che si chiama PARP, BRCA e BRAC2, ma ne hanno veramente tantissime, si stanno scoprendo tantissime coppie di bersagli molecolari che colpiti contemporaneamente portano a morte cellulare. E quindi la direzione un po' nostra del gruppo, ma in realtà anche, cioè, dell'intera comunità scientifica che si occupa di letalità sintetica, è quella di andare proprio a sviluppare farmaci che vadano in coppia per innescare letalità sintetica sul tumore e proprio non dargli assolutamente la possibilità di sviluppare resistenza. Quindi è un effort, è uno sforzo molto, molto grande, direi. Insomma, la ricerca ci dà una grande speranza per la lotta ai tumori. Sì, no, tantissimo, cioè conosciamo sempre di più i tumori, riconosciamo sempre più tipi differenti di bersagli molecolari, come dicevo all'inizio, i nostri bersagli molecolari tipicamente da 40-50 anni di chimica farmaceutica sono sempre proteine, ma in realtà nell'antitumorale è anche molto DNA, ma DNA lo lasciamo perdere perché dà molta tossicità. In verità c'è anche l'RNA, ci sono tantissimi altri tipi di bersagli molecolari che ci danno modo, a noi chimici, di poter sviluppare entità chimiche diverse, perché a volte la problematica da parte nostra è quello di non riuscire a sviluppare delle molecole che siano differenti proprio nella struttura. Quindi questo è interessante, il fatto che ci si apra ad altri bersagli. E poi c'è un avanzamento della biologia, della biofisica, soprattutto della biochimica, ma biofisica tantissimo, e la biofisica è quella parte della biologia che ci permette di avere una caratterizzazione, si dice, cioè una figura veramente completa, un'immagine completa del nostro bersaglio.},
Quindi è qualcosa di estremamente differente rispetto a molte decadi fa, in cui si vedeva che un prodotto naturale, una molecola sintetica chimica aveva un effetto su delle cellule, ma non si sapeva bene perché. Noi adesso invece possiamo andare a livello molecolare, a livello cellulare, a capire esattamente che cosa queste molecole stanno facendo, dove lo stanno facendo, con che bersaglio. È un po', diciamo, il modello idealmente è quello della chiave della serratura. Noi più conosciamo la serratura, più riusciamo a progettare una chiave che sia perfettamente inserita nella serratura. E quindi questo è quello che ci interessa di più. L'avanzamento della biofisica, della biologia e della chimica sono assolutamente di pari passo. Quindi questo bersaglio molecolare sarà sicuramente qualcosa di mutato oppure che è coinvolto nel meccanismo patogenetico della malattia e andiamo a ricercare un farmaco che può sistemare un po' questo meccanismo. E oggi, appunto, come dicevi prima, c'è anche la chimica computazionale che ci permette di ricercare i farmaci Sì, o le tantissimo. molecole utili. Sì, certo, tantissimo. Appunto, la chimica computazionale va di pari passo con la biofisica. La biofisica è in grado di, diciamo, scaricare dati dalla realtà, quindi proprio fare una foto, e la chimica computazionale poi ci aiuta a mettere tutto in modello in silico computazionale. Quindi noi possiamo fare previsioni, si riduce tantissimo anche quello che si chiama sforzo chimico, cioè tutto il tempo che noi passiamo in laboratorio a sintetizzare molecole, e se possiamo avere una predizione della loro attività, del loro modo di legare il bersaglio molecolare una volta fatto, il che ovviamente ha anche un impatto sull'ambiente, perché è naturale che quando si parla di sintesi organica, andiamo sì sempre più verso una green chemistry, cioè un impatto meno forte sull'ambiente, cercando di privilegiare reattivi e solventi che siano meno inquinanti, però è naturale che noi abbiamo un impatto per il momento sicuramente importante. Quindi riuscire ad avere elementi, strumenti predittivi di questi farmaci nei confronti dei loro bersagli molecolari, questo ci aiuta, quindi sì, assolutamente. Quindi ci dà una grande speranza la ricerca con tantissime nuove strategie, sempre più all'avanguardia. Vero. Assolutamente, insieme poi a tutto il nostro crosstalk tra differenti, Il lavoro diciamo, sì, di squadra. Bene, assolutamente, sempre, questo c'è sempre. allora direi che è stato un bellissimo argomento, molto interessante. Speriamo sia piaciuto anche al pubblico. Ti saluto Greta, buona serata a Buona serata, tutti. grazie Roberta. Ciao. Ciao ciao. Ciao.